Adesso c'è la partita e già abbiamo rubato molto tempo alla gara stessa, che è adesso molto molto importante. Undicesimo Fazio Day, il primo Memorial Giuseppe Fazio, tra poco in campo. Quindi si sgancia di nuovo parte, pallone per Gianni Giunta, la finta, bravo Ruggeri, questo è un gran gol. Finta e tiro all'angolino. Sblocca il match la squadra degli Wilds con l'intenzione. Il bagno può ricominciare a tenere Ruggeri. C'è il movimento di Roberto Ruggeri. Opta per il passaggio breve su Salvatore Saia. Gianni Giunta, lo spazio per tirare. Il tiro! E c'è il gol di Gianni Giunta. Troppo libero di andare alla conclusione. E squadra in maglia bianca che raddoppia nel giro di 2 minuti. Mettono la freccia i Wilds. La battuta di Fabio Fazio, dentro in porta, c'è la deviazione, quindi Sgro, sotto misura c'è il gol. La palla è dentro, c'è il gol della squadra del Blues con Sgro, che sotto misura ha trovato il tapin vincente. Al settimo accorcia la distanza la squadra dei Blues. Palla per Mimmo Carturi, tiro sotto porta, poi c'è il gol di Daniele Ruggeri, che porta a 3 il gol della squadra di maglia bianca per Pietro, per Daniele Ruggeri. Siamo al 19esimo, ancora il doppio vantaggio per i Wilds, 3-1. Adesso siamo messi in gol, però perché ha fatto Gianni Giunta. Ha segnato Roberto Ruggeri, Zazza, per chi non lo conoscesse, Zazza. Di Abadessa, il colpo di resa in fase difensiva, quindi Giunta, gran gol! Stefano Giunta ci regala una perla. Adesso siamo sul doppio vantaggio per i Wilds, 4-2. Scuote, attenzione, c'è la palla in rete con Mimmo Galloni e la fine vincente sulla conclusione Gianni Giunta. Mette palla banalmente Vimero Patti, la sfera per Abadessa, il tiro respinto sotto misura Stefano Giunta, palla dentro per il terzo gol della squadra in maglia azzurra, 5-3. Ancora Abadessa cavalcamente sulla sfera, interviene sulla stessa e Sgro, palla in rete, doppietta per il finale Sgro, partita che si riapre, 4 gol per la squadra dei Blues. Il disimpegno della squadra in maglia azzurra finisce a terra, Milano Sgro, non c'è fallo, Saia, gran gol! Da poco dopo il centrocampo riesce a trovare il bersaglio grosso, veramente doppio vantaggio per i Wilds, 6-4, il gol di Salvatore Saia. Adesso cerco di replicare con la passività per Emiliano Sgro, quasi non volendo, c'è il gol, c'è la traversa e poi la partita vincente di Stefano Giunta, per uscire dalla serie. Ora il compagno lo trova in Abadessa e tira in porta, trova un gol davvero molto molto importante, il gol che vale il pareggio. Comunque trova l'avversario solamente Stefano Giunta per Abadessa, il tocco di Fino e la palla in rete. I giocatori in maglia azzurra passano in vantaggio, assist di Stefano Giunta e gol di Roberto Abadessa, che con un tocco va in suo soccorso anche il compagno Stefano Giunta, tira solo Abadessa e davanti al portiere, ancora Abadessa, cerca il tocco sotto misura e palla in fondo al sacco. Terzo gol, tripletta anche per Roberto Abadessa insieme alla tripletta di Stefano Giunta, la doppietta di Emiliano Sgro. Stanno dando adesso il doppio vantaggio ai Blues. Ora seggio prolungato, il giocatore in maglia bianca non trova spazio ancora per Ruggeri.
Ruggeri, quindi Roberto Ruggeri la sta affilata e la castagna stavolta c'è. Dalla distanza il tracciante che il settimo gol per i Wilds sotto di un gol, quindi Cannuli deve recuperare la palla, ci riesce da Piozzi, non è più avvantaggio perché il loro fatto è sganciato indietro, dare man forte i suoi davanti, palla per lui, tirato un gol out, c'è che tiro e spinto Cannuli, gol, il pareggio, la squadra in maglia bianca con Cannuli, doppietta anche per lui, ci trova uno spazio su quell'auto, un traversone, bella questa azione finalizzata in rete da Roberto Abbadessa, quarto gol per lui e squadra dei Blues ancora una volta in vantaggio 9-8, ma da sottolineare il traversone al bacio di Peppe Gangemi che ha servito un pallone d'oro al proprio compagno. Ancora recupera palla Stefano Giunta e qui è Vito Cuoto, l'errore dei giocatori in maglia bianca, vediamo se riescono a far qualcosa di positivo, niente da fare, non si poteva fronteggiare questo attacco che viene chiuso in rete da Stefano Giunta, quarto gol anche per lui, 10-8 la squadra in maglia azzurra con i 4 gol di Stefano Giunta e di Roberto Abbadessa nel doppietto di Guglielmo Sgro. Ancora Gantini sulla sfera, il fallo ma qui poteva anche lasciar continuare per il vantaggio che stava per impugnarsi davanti, palla per Roberto Ruggeri, battono subito il pallone, c'è il gol, la rete di Roberto Ruggeri, tripletta per lui, il miglior goleador per la propria squadra. Di palla che viene recuperata da la possibilità per questa contestata del portiere su Stefano Giunta che va sull'avversario. Intervento che mi lascia molto a desiderare. Più di qualche dubbio a mio avviso. Calcio di rigore, c'è il gol per Roberto Abbadessa, 11-9, potrebbe essere il gol spartiacque del match. Vibranti proteste dei giocatori in maglia bianca. Palla per Gianni Giunta, quindi Daniele Ruggeri l'ultimo a non arrendersi. Finisce a terra, tutto regolare. Colpo di tacco, chiude Michele Herrera, spazza via, finisce qui il match 11-9 per la squadra in maglia azzurra, i Blues che battono i Whites con questo punteggio. Da segnalare 5 gol per Roberto Abbadessa, 4 per Stefano Giunta e 2 per Emiliano Sgro per la squadra in maglia azzurra. La squadra in maglia bianca 9 gol, li menzioniamo ma non sono stati sufficienti a uscire vincitrici. 3 gol per Roberto Ruggeri, 2 per Mimmo Cannuli e uno per Salvatore Saia, 2 doppietta anche per Daniele Ruggeri e uno per Gianni Giunta. Questo è tutto, mentre ancora anzi placano le proteste dei giocatori in maglia bianca che mestamente lasciano il terreno di gioco con la sconfitta per 11-9. La squadra azzurra vince questo 11° Fazio, primo Memorial Giuseppe Fazio.